Ciao a tutti, sono Dario e sono qui con e Piera, Anna. che sono due camminatrici che oggi hanno camminato insieme, perché Piera è non vedente e Anna è una, chiamiamola, accompagnatrice, sì, così si può dire, però le sta dando una mano nella giornata di oggi. Si sono avvicendate varie coppie e oggi è, diciamo, capitata questa. Siamo al terzo giorno di cammino. E mi piacerebbe così chiedervi se avete qualche impressione da condividere rispetto alla giornata di oggi o a quella di ieri o alla prima giornata, così come mi viene. Cosa ne pensate? Ma più che cosa ne pensiamo e che emozione ho, diciamo che mancano quasi le parole perché la giornata di oggi è stata così penetrante che proprio manca il fiato. Non posso dire manca la vista perché sarebbe fuori luogo, ma manca proprio il fiato. C'è una potenza straordinaria nel gruppo. Con Piera direi che siamo quasi in simbiosi. E nessuno ha fatto niente di per sé. Mi sembra proprio che tutto scorre in una maniera così armoniosa che sembrava proprio che dovevamo unirci in questo percorso. Quindi direi quasi le parole un po' superflue in questo momento di grande intimità, diciamo, tra di noi. Io vorrei ricollegarmi a una parola che hai detto, che è quella della simbiosi, perché è la stessa che hai usato il primo giorno dopo pochissimi chilometri, quando hai accompagnato per la mattinata di domenica Giuseppe. E hai detto non c'è stato bisogno di dirsi niente, quasi fosse una continuazione del mio braccio. Ti ritrovi anche in Piera, immagino, perché era questo che stavi un po' dicendo. Assolutamente, forse Piera, la sua personalità è così decisa, anche se ci sono delle sfumature di fragilità. Con Beppe è stato qualcosa di totalmente diverso, direi quasi, quasi magico, ecco. Sembrava proprio un uccellino che sfiorava il mio braccio e era una cosa, anche lui dice, ma incredibile, sembriamo. Ci conosciamo da una vita e di per sé per me era proprio la primissima esperienza, ma non mi sono neanche posta la domanda che cosa dovevo fare, perché andavo, cioè era una cosa che era come se lo sapessi già, ma è stato uno stupore proprio per me, più forse che per lui, perché lui diceva: "No, è normale, Anna". E per me era una cosa proprio quasi incontenibile. E poi niente, poi ho spento il cervello, come si dice, e mi sono lasciata guidare quasi da lui, ecco. Direi che questa è la cosa che per un profilo come il mio, che sono una che guida gli altri, devo dire che è stato un impatto straordinario. Infatti, posso aggiungere qualcosa? Certo. Infatti, dicevo, in questi giorni ho avuto modo di camminare anche con altre persone e quindi mi sono trovata benissimo con tutte perché è proprio questo. Ti affidi alla persona ma cammini con lui, non è proprio un contatto che però sembra quasi uno il prolungamento dell'altro, no? No, quando io mi devo appoggiare dietro, che mi dice spostati perché c'è una, non so, c'è una pozzanghera, ci sono delle pietre, mi dice l'indispensabile, che è la cosa migliore per noi. Però Ciao è stata una. Dario, complimenti. È stata una bellissima empatia anche con Anna oggi e ci siamo trovate subito perché è un vulcano di energia e forse magari per il mio carattere così a volte esplosivo mi dicono. Allora va bene, è andata benissimo e poi oggi è stata una tappa particolarmente emozionante, ecco. Io non avevo tante parole perché le ho vissute tutte dentro di me e ringrazio questa opportunità perché non è da tutti viverla e sono contenta di averla vissuta. Rispetto a, visto che insomma sei una camminatrice esperta, Sì. hai fatto già altre esperienze di questo tipo, rispetto ad altre situazioni, hai notato delle differenze oppure questo modo di accompagnare è quello che ritrovi comunque sempre? Diciamo che non è che è sempre così perché giustamente sono tante le sfaccettature, ecco, ognuno ha il suo carattere, ogni persona, sai,
però questa, diciamo, io sono arrivata in questo gruppo che conoscevo solo una persona alla fine, no? Sono arrivata con, mi trovo con 11 persone e sono partita subito, ho detto è un'incognita, però perché non mettersi alla prova? Invece mi sono trovata benissimo subito e mi sta dando tanto, ecco, devo dire, anche emotivamente, e perché la cosa più bella che io noto da non vedente è il fatto di essere trattato in primis come persona e poi sono non vedente. Invece spesso la disabilità è un limite, no? Che magari mette un ostacolo a degli atteggiamenti, perché non, la persona fa fatica ad avvicinarsi perché non sa come comportarsi, no? Almeno io ho notato questo, poi ognuno la... Invece questo è un, soprattutto un condividere questa parte, condividere un percorso, un cammino insieme e viverlo al meglio con tante emozioni. Beh, sono molto felice di questo tuo discorso, perché è proprio il senso di questo cammino e delle, cioè, delle iniziative che cerchiamo di realizzare. Torno un attimo da Anna, perché vorrei che mi raccontasse quello che abbiamo così esplicitato già dopo il primo giorno sul senso della comunicazione. Siamo alla fine della terza tappa e stiamo arrivando a Madonna dei Fornelli e passa qualche macchina che ogni tanto disturba il nostro racconto. Però Anna, tornando al discorso, questo fatto del spiegare, che forse, dicevamo, è un modo per ridurre i malintesi. Esattamente, quello che ho veramente recepito in una maniera straordinaria è che proprio a livello cognitivo ti metti in una condizione in cui non c'è più l'interpretazione, ma c'è quello che dici è. E far passare questo messaggio a una persona che si deve comunque fidare, di cui non hai raccontato una tua vita, si affianca a te, e questo sarebbe un modus vivendus, direi, globale, dovrebbe essere così che dovremmo funzionare. E questo modo di funzionare immediatamente con queste persone che sì, hanno un handicap, ma ti rendi conto che noi l'handicap potremmo non averlo se solamente ci atteggiassimo come dovrebbe essere, veramente con una spontaneità, sì, ma senza pregiudizio, senza dover rappresentare quello che diciamo. Perché se io dico tolgo il sasso dal mezzo, cioè se io parlo del sasso che è davanti a me, parlo del sasso, non è il parlo del sasso che poi vuol dire qualcos'altro. Il sasso è lì, punto, finita lì la cosa. E questo mi sembra che lo sto vivendo in una maniera straordinaria, perché proprio anche il mio modo di propormi, non devo neanche pensare cosa penserà l'altro, perché l'altro penserà quello che io dico, punto. E questo secondo me è un regalo meraviglioso, che evidentemente per me è straordinario e che sicuramente per molti altri potrebbe essere la stessa cosa, ecco. Perché l'importante è essere se stessi, cosa che non è così facile, diciamo, in una società come la nostra, no? A volte è l'apparire, e invece bisogna essere se stessi e godersi appieno quello che ti può dare una situazione, in questo caso un cammino. Vivi l'emozione e starai meglio sicuramente. Ma io credo anche che non filosofare troppo, perché no, è vero che la filosofia a volte ci dà dei supporti, ma è altrettanto vero che il qui e ora, il momento presente, quello che è nella sua realtà, senza altre sfaccettature, è un modo veramente di comunicare e di capirsi, perché è molto semplice. Poi possiamo elaborare tutto il resto, ma l'essenziale è questo. L'essenziale è cosa dico e cosa l'altro capisce, non cosa dico e l'altro come interpreta. Perché lì è l'ego che di per sé poi porta avanti dei ragionamenti, ma non è più noi. E mi sembra che questo, con questa esperienza qui, la sto vivendo con tutti. E mi piace, sì, mi piace proprio.
Ma era proprio questo, sì, il senso di questo messaggio che vorrei che fosse così, come hai detto tu, trasposto anche in altre situazioni, indipendentemente dai livelli di visioni e di vista più che di visioni, perché di visioni speriamo di averne ancora tutti tanta.